Buonasera, ben ritrovati. Qualche giorno che non ci siamo sentiti, quindi oggi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ma riprendiamo soprattutto, come sempre, la nostra chiacchierata, con l'obiettivo primario soprattutto di aggiornare sempre la situazione, quindi far circolare l'informazione a tutti al massimo livello possibile rispetto a tutti i cittadini e in particolare riguardo, diciamo, la situazione Covid, coronavirus e poi anche su un'altra serie di questioni di notizie che è bene, diciamo, tenere sempre aggiornate anche visto l'evolversi poi dei fatti e delle situazioni che ormai non solo di giorno in giorno, ma direi di ora in ora si modificano, cambiano e quindi bisogna in ogni momento rifare il punto della situazione. Situazione Covid, situazione coronavirus. Lo abbiamo detto ormai da un po' di tempo e sembra che questo fatto diventi sempre più concreto, la stabilizzazione, diciamo, sul nostro territorio della situazione. I casi positivi si sono fermati a 8, non c'è stato nessun altro riscontro positivo fino ad oggi. E dobbiamo dire che in questa settimana, soprattutto nella parte finale della settimana, anche ieri, domenica, sono arrivate molte delle risposte ai tamponi fatti durante la settimana precedente, perché eravamo rimasti con una coda un po' lunga e quindi nella giornata di domenica e anche di stamattina sono arrivate diverse risposte e queste risposte sono tutte negative. Quindi ripeto ancora una volta, perché questo concetto deve essere chiaro, siccome è circolata, mi dicono sui social, in varie altre situazioni, che tutti i tamponi fatti sull'isola d'Elba sono tutti negativi. Bene, questo è ovviamente l'auspicio di tutti noi, ma ad oggi non possiamo fare questa affermazione così netta. Ad oggi possiamo fare l'affermazione che le risposte che sono arrivate a stasera, a 10 minuti fa, nel momento in cui ho fatto l'ultima telefonata con il responsabile di zona dell'ASL, tutte le risposte arrivate a stasera e che possiamo vedere, diciamo, a stasera rispetto ai tamponi effettuati sul territorio albano sono risultati negativi, ma non sono tutti i tamponi effettuati, cioè ce ne sono ancora diversi, qualche decina, soprattutto quelli fatti negli ultimi giorni, che ancora attendono risposta. E quindi la notizia è buona, ovviamente, come sempre, perché quando arrivano risposte negative siamo tutti contenti, ma non possiamo affermare in questo momento che tutti i tamponi fatti ad oggi sono risultati tutti negativi, perché non abbiamo, semplicemente perché dobbiamo ancora attendere la risposta di alcuni di essi, di qualche decina, quindi neanche pochi, sono diversi gli ultimi fatti che sono più di un centinaio probabilmente, che ancora attendono risposta. Però il trend ormai durante la settimana scorsa, negli ultimi giorni, insomma, è risultato sempre questo, quindi ci auguriamo di andare in questa direzione, e di rimanere, diciamo, in questo stato di stabilizzazione della situazione. Dopodiché possiamo dire che il nostro territorio è ormai da definirsi un territorio pulito. Lo vorremmo dire tutti in questo momento, tutti abbiamo la grande voglia, la grande aspirazione di dire che è un territorio pulito. In realtà non siamo in questa condizione, non lo possiamo affermare, siamo sempre nel bel mezzo dell'emergenza totale, da noi e sul territorio nazionale, per cui è un auspicio, diciamo, la tendenza a cui vorremmo andare avanti, soprattutto se continueremo a fare e ad avere i comportamenti corretti, che sono ancora, ripeto, quelli di massima restrizione previsti dalle norme, almeno questo fino al 12 di aprile, l'ultimo decreto del governo ci porta
ci porta a questa data. Dopodiché non sappiamo che cosa accadrà, probabilmente non basterà il 12 di aprile, vedremo cosa deciderà il governo sulla base delle indicazioni che verranno fuori dalla scienza, diciamo, dalla parte sanitaria a livello nazionale, ma questa è la situazione attuale. E su questo permettetemi un'ulteriore sottolineatura, perché ormai se ne parla, in questo fine settimana se ne è parlato molto, anche su tutti i TG nazionali, c'è questa tendenza a riavere un po' troppa gente che circola, che gira per le strade. Ed è un fatto che in qualche modo abbiamo un po' avvertito anche sul nostro territorio. Questa è una settimana cruciale, per tanti versi. Da un certo punto di vista, perché è la settimana che ci accompagna la Santa Pasqua, c'è l'inizio vero della primavera, il sole, caldo, ci sono tutti gli elementi per dirci che dobbiamo uscire di casa, da una parte. Dall'altra parte c'è invece la necessità assoluta di continuare ad avere il comportamento corretto, di stare in casa, perché questa è probabilmente una settimana davvero cruciale per quanto riguarda la diffusione e diciamo la tendenza, no, della diffusione del virus a livello nazionale, a livello regionale e ovviamente anche da noi. Quindi stiamo a casa anche in questa settimana, stiamo a casa anche in questo fine settimana che sarà di festa, per quanto festa potremmo fare in queste condizioni, ma questa è la scelta che dobbiamo fare. Chi contravviene un po' a questi comportamenti, in realtà, al di là del fatto che contravviene a delle norme, contravviene anche a un senso, diciamo, di responsabilità nei confronti degli altri, contravviene soprattutto a una cosa molto semplice, che più si sta in strada ora, più si va a giro e meno ci si attiene alle regole delle restrizioni, più si allungano i tempi, perché tutti possiamo poi ritornare ad una vita sociale normale. Quindi questo è, diciamo, l'appello accorato che anche stasera vorrei rivolgervi, soprattutto in questa situazione e in questo momento particolare. Quindi, situazione Covid si stabilizza, i tamponi sono tutti negativi, ma non sono tutti quelli fatti, aspettiamo ancora qualche altra risposta. Lo screening territoriale continuerà ad essere programmato sul territorio, si accompagnerà, come avete visto, come abbiamo capito anche dalle notizie che avvengono ormai anche a tutti i livelli, anche a livello nazionale, oltre che sul territorio regionale, si accompagnerà allo screening sierologico, cioè quello fatto con il ticket e con il test, diciamo, sul sangue. Quindi avremo tutte e due sostanzialmente le situazioni che piano piano nei prossimi giorni continueranno ad evolversi e quindi a fare il monitoraggio, diciamo, sulla popolazione. E ovviamente l'attenzione particolare sarà sempre rivolta verso le persone che hanno maggiori rischi, quindi il personale sanitario, il personale del volontariato, il personale che ha delle RSA, delle case per gli anziani, sia ospiti che personale addetto, e poi a seguire, diciamo, tutte le persone che in qualche modo hanno contatto pubblico per il tipo di lavoro che fanno, per le attività che svolgono, fino via via ad arrivare, diciamo, a sempre fette più ampie della popolazione, sapendo che questi screening vanno verso, sono indirizzati in questo caso verso persone asintomatiche, cioè persone che non hanno sintomi particolari, diciamo, del coronavirus, ma che ci danno appunto sempre più l'idea della diffusione o della non diffusione, ovviamente, del virus nella popolazione. Quindi questa è la situazione. Un ultimo accenno alla,
alle persone che sono state infettate, gli 8 casi positivi. Sappiamo purtroppo di un, di una persona che non ce l'ha fatta ed è deceduta, il primo positivo di Rio Marina. Tutti gli altri sono in buone condizioni, sono sulla via di guarigione, compreso anche la persona che era stata ricoverata, che mi dicono comincia ad essere ad uscire, diciamo, dalla parte, diciamo, infezione Covid, e affrontare invece la sua patologia molto particolare. Molto probabilmente potrà essere rimesso, diciamo, nelle prossime ore dall'ospedale di Pisa e ritornare all'Elba. Non sappiamo se il ricovero presso l'ospedale o presso l'abitazione, questo non lo sappiamo al momento, però insomma la via è questa, e su questo siamo ancora una volta contenti della notizia, e sempre in bocca al lupo per la pronta guarigione di tutti. Passiamo poi ad altre notizie, ad altre questioni che sono in questo momento, in questi giorni, appunto in essere. Allora, questione buoni spesa. L'organizzazione dei buoni spesa è stata, come vi avevo già accennato altre volte, l'ultima volta è partita, è definita, e sono arrivate. Noi abbiamo al Comune di Portoferraio, i servizi sociali del Comune di Portoferraio hanno a stasera, ad oggi, diciamo, trattato circa 200 richieste. Questo è l'ordine di grandezza stasera. Queste 200 richieste in parte sono legate soggetti che sono in carico, sono conosciuti, diciamo, dai servizi sociali, anche quelli dell'ASL, quindi rappresentano, diciamo, una prima fetta di soggetti a cui dobbiamo dare risposte. E poi ci sono tutte le altre richieste pervenute tramite autocertificazione che gli uffici stanno ricevendo, o telefonicamente, secondo il numero dedicato, o attraverso la mail a cui è dedicata anch'essa per ricevere le autocertificazioni. Quindi molto probabilmente da domani cominceremo la distribuzione dei pacchetti buoni alle domande, diciamo, che ad oggi sono state verificate, e che quindi sulla base di queste dovranno essere definite, diciamo, con il numero di buoni ad ognuno assegnato, e quindi consegnato per poterle spendere nelle strutture commerciali di Portoferraio. Questa è la situazione, per cui chi deve ancora, chi pensa o chi è in una situazione di grave stato di disagio economico, per cui al momento ritiene di poter autocertificare, di non avere, diciamo, le risorse necessarie per poter affrontare, diciamo, la spesa alimentare per il proprio nucleo familiare, può continuare a inviarci la propria autocertificazione, la propria richiesta, la propria domanda, e i nostri uffici sono, diciamo, al lavoro per verificarle tutti, per guardarle tutte e per dare una risposta il più possibile a tutte le domande che stanno arrivando. Quindi io mi auguro davvero che da domani le prime persone che hanno inoltrato la domanda possono ricevere materialmente i buoni per poterli andare a spendere. Ripeto, i buoni sono su base quindicinale, quindi intanto saranno calcolati in funzione di questo periodo di tempo e in funzione del numero del nucleo familiare, di quel composto nucleo familiare di chi lo richiede. E dopo il primo step, ovviamente, dovremo fare il punto e vedere se ci sono le condizioni, la necessità di continuare a fare questo tipo e a mettere ulteriori risorse, appunto, per andare oltre per un ulteriore periodo. In questo contesto, diciamo, della solidarietà alimentare, chiamiamola così, oltre ai buoni del comune, oltre ai buoni che sta predisponendo e distribuendo il comune, vi è tutta la catena della solidarietà, diciamo, vera alimentare, che coinvolge
alcuni supermercati, alcune strutture di vendita, coinvolge le associazioni del volontariato che stanno lavorando ormai da tempo, da molto tempo, anche prima di questa emergenza, diciamo, nel dare sostegno da questo punto di vista alle persone che ne hanno bisogno. Io con questa catena, diciamo, di volontariato e di relazioni sociali siamo in contatto quotidiano. Anche oggi ho fatto visita a una di queste associazioni. Io vi lancio anche qui un appello di solidarietà. Partecipate a questa solidarietà alimentare che è prevista in tutti i supermercati. Quello che potete lasciare in questi carrelli della cosiddetta spesa sospesa, o così mi pare si chiami, verrà poi distribuito appunto alle associazioni di volontariato, in modo tale da poter costituire un ulteriore banco alimentare per per consegnare generi di prima necessità ai nuclei familiari che ne hanno bisogno, in sostegno, in aggiunta, implementando il lavoro che sta facendo il Comune da questo punto di vista. Quindi facciamo tutti la nostra parte, anche da questo punto di vista, per aumentare la disponibilità dei beni di cui ci sarà bisogno nei prossimi giorni, perché la situazione ovviamente non è pensabile che possa esaurirsi, diciamo, in poche settimane. Dovremo sostenerla per un po' di tempo, e quindi avremo bisogno di tutti, del sostegno e della solidarietà di tutte le persone di buona volontà e di buon cuore. Altra questione, le mascherine, che è sempre stata, diciamo, una questione di grande interesse, di grande attualità. Ora lo diventa ancora di più perché pochi minuti fa, esattamente così, pochi minuti fa, perché è arrivata sulla mail proprio qualche minuto fa, nemmeno un'ora fa, il presidente della Regione Toscana ha emesso un'ordinanza con la quale ordina di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso. Leggo testualmente l'ordinanza: della mascherina monouso in spazi chiusi, pubblici e privati, aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei taxi e nelle attività di noleggio con conducente. Di disporre sempre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando in presenza di più persone è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale. Questa ordinanza non si applica, fermo restando il mantenimento delle misure di distanziamento sociale, non si applicano ai bambini di età inferiore ai 6 anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche. Questa è l'ordinanza della Regione Toscana, cioè sostanzialmente la Regione Toscana ha deciso di distribuire mascherine a tutte le persone residenti sostanzialmente sul territorio della regione e di quindi doverle utilizzare obbligatoriamente nelle situazioni che vi dicevo prima. Che come avverrà questa distribuzione? La regione ha ovviamente acquistato un quantitativo di circa 10 milioni di queste mascherine monouso, le distribuirà tramite la Protezione Civile regionale sulle protezioni civili provinciali, le quali le distribuiranno in funzione del numero di abitanti di ogni comune ad ogni comune. Quindi noi come tutti gli altri comuni avremo un quantitativo di mascherine arriveranno dalla protezione civile provinciale in funzione del numero di abitanti. Non abbiamo ancora capito bene, ma si parla, ora vedremo quando poi la distribuzione sarà fatta diciamo in maniera operativa, si parla di 2-3 mascherine a persona che facente parte di un nucleo familiare. Quindi ai sindaci adesso, ai comuni adesso, il compito e l'onere di organizzare la distribuzione di queste mascherine.
Noi da stamattina ci siamo attivati perché sapevamo, da ieri era, sapevamo della questione, perché il Presidente della Regione ha comunque anticipato l'ordinanza attraverso una lettera che aveva inviato ieri a tutti i sindaci. Stamattina ci siamo attivati con il nostro COC, con la Protezione Civile, per capire come fare, come poter organizzare al meglio questa distribuzione. Tenendo conto di diverse cose, ovviamente, il fatto che non è una cosa semplicissima distribuire una mascherina per ogni abitante, che avremmo tempi lunghissimi se dovessimo fare una distribuzione porta a porta, perché non abbiamo anche tutte le energie sufficienti a fare un lavoro di questo tipo, e dall'altra parte dobbiamo fare in modo di attuare delle modalità che non contrastino con le norme degli antiassembramenti, delle code da evitare, del contatto sociale e quant'altro. Quindi ci stiamo organizzando, stamattina abbiamo fatto diciamo, questo tipo di programma, ci stiamo organizzando sulla base di 8 punti da distribuire su tutto il territorio, all'interno dei quali chiameremo i cittadini in funzione della loro appartenenza alla sezione elettorale. Quindi i cittadini delle sezioni elettorali XY saranno chiamati ad andare a ritirare le mascherine presso un punto prestabilito e possibilmente, anzi prioritariamente, questa distribuzione potrebbe avvenire con il sistema del drive-thru, cioè con l'auto che arriva nel punto di distribuzione, tira giù il finestrino con la distanza sociale prevista, gli viene recapitato il pacchettino delle mascherine in funzione del numero di abitanti, del numero delle componenti di nucleo familiare, e si riparte senza scendere, senza fare code, senza fare assembramenti. Questo è il sistema che stiamo organizzando su 8 punti per 1-2 giorni, vediamo 3 giornate, quello che sarà necessario, ma la questione sarà definita nei dettagli nel momento in cui le mascherine arriveranno, perché ad oggi l'ordinanza è uscita ma le mascherine sul territorio non sono ancora arrivate. Quindi quando arriveranno materialmente sul territorio del nostro comune e le avremo a disposizione, avremo definito diciamo questo meccanismo, e attraverso tutte le forme di comunicazione possibile, quindi social, Facebook, avvisi sul sito del comune, giornali online, giornali cartacei, vi informeremo della modalità che è stata definita e dei tempi, gli orari in cui recarsi a ritirare i propri quantitativi di mascherina. Anche in questo caso poi ci saranno ovviamente sempre, ci sarà una parte della popolazione che non potrà muoversi in questo modo e quindi verrà contattata attraverso i numeri della Protezione Civile o chiamerà i numeri della Protezione Civile in modo che gli si possa fare poi una consegna, quella sì, in particolari casi, a domicilio. Questa è la questione delle mascherine, quindi, sulla quale ci dovremo ritornare, probabilmente domani, se arriveranno le mascherine, domani sera ci potremo risentire in questa nostra diretta e a quel punto saremo più precisi e definitivi, diciamo, dal punto di vista dell'operazione da mettere in campo. Teniamo conto che l'ordinanza della regione dice che le disposizioni dell'ordinanza diventano efficaci sul territorio di ogni comune quando il comune avrà comunicato alla regione di aver compiuto, diciamo, tutta la distribuzione alla propria popolazione, e comunque però non oltre 7 giorni dall'inizio, dall'uscita dell'ordinanza. Quindi l'ordinanza è uscita oggi, 6 aprile, i 7 giorni vanno al 13 aprile, quindi in questo tempo noi dovremo comunque predisporre la comunicazione. Questo è quanto. Oggi mi sarebbe piaciuto, anzi lo accenno, poi ci torniamo magari meglio in una prossima puntata, chiamiamola così, della nostra chiacchierata serale, dove dovremmo affrontare anche altre questioni, ma dovremmo avere un po' più di tempo, quindi quando sarà possibile diciamo andare più velocemente sulle altre notizie. Volevo cominciare
porre delle questioni che stanno ovviamente circolando in maniera del tutto legittima e del tutto corretta, vorrei dire, su vari livelli, sulla stampa, sui media, sui giornali online e anche sui social, riguardo a una serie di, come dire, valutazioni che cominciano a emergere, a venire fuori rispetto a come ci si organizza per il dopo. Perché adesso stiamo lavorando sempre concentrati con la massima attenzione sull'oggi, su quello che deve accadere oggi, su come ci rapportiamo e affrontiamo e gestiamo la situazione oggi, ma non dimentichiamoci che la nostra grande sfida sarà quello che succederà dopo e come ci organizzeremo dopo. Su questo voglio anticipare solo due o tre temi, poi ci entriamo nel merito meglio, ripeto, in altre situazioni. Intanto bisogna intendersi cosa vuol dire dopo, nel senso che non c'è davanti a noi una data oltre la quale si ritorna ad essere esattamente come prima, perché non sarà così. Noi abbiamo un trend, diciamo, di questa emergenza sanitaria che vediamo, le indicazioni che vengono fuori a livello nazionale sono che stiamo sopra questo plateau, come viene definito ora. Molto probabilmente gli indicatori dicono che si andrà piano piano a scendere, ma non c'è alla fine della discesa un punto dove si dice: buono, da qui in poi tutto è come prima, siamo liberi di tutto. Non è così. Cioè, noi dovremo pensare di dover convivere con questo virus per molto tempo. Ovviamente non in fase di emergenza come questa, ma probabilmente con un virus che circolerà lo stesso. E allora dobbiamo porci il problema di come potremmo organizzare e gestire una serie di, come dire, attività sociali e anche economiche che lentamente nel tempo cominceranno a essere nuovamente liberate. Dovremmo probabilmente continuare a convivere con una serie di comportamenti che ci daranno comunque delle regole restrittive, il distanziamento sociale è uno di questi sicuro, e dovremo convivere con l'idea che una serie di attività economiche potranno pian piano lentamente riprendere, ma comunque sottostando a delle regole, a dei comportamenti. Io credo che bisognerà cominciare a lavorare tutti insieme, parti sociali, parti economiche, istituzioni, per provare a determinare dei protocolli, chiamiamoli così, visto che in questo momento va così di moda questo nome, dei protocolli di comportamenti e di azioni da fare che possono valere per tutto il territorio elbano. Io vi posso anticipare che su queste questioni stiamo già lavorando. Io ho contatti con la ASL in questo momento, al di là dell'emergenza sanitaria, anche per provare a costruire appunto sistemi o come dire, operativi da questo punto di vista, da poi poter come dire, confrontare e dibattere all'interno appunto di un mondo molto più ampio, che è quello delle attività economiche, delle imprese, dei lavoratori, per capire come ci si potrà comportare, tenendo conto anche di un'altra questione. Che noi dovremo comunque sopportare come dire, un tempo che potrebbe essere lungo e sul quale il nostro sistema economico potrebbe veramente trovare criticità grossissime. Perché dobbiamo dircelo molto chiaramente: noi viviamo di un sistema economico basato quasi esclusivamente sul turismo e sull'indotto del turismo. E molto probabilmente in questa curva che si sta avendo sull'emergenza e sulla diffusione del virus, specialmente anche quando andrà a cadere e a scendere, la riapertura delle attività sarà lenta e sarà progressiva e il nostro tipo, diciamo, come dire, di rapporti sociali che è legato al turismo, allo spostamento per turismo, allo spostamento per attività ludiche, o allo spostamento per attività di intrattenimento, saranno probabilmente le ultime attività che potranno avere una libertà
di spostamento e di socialità tra le persone. Quindi dovremo aspettarci una fase piuttosto intensa e piuttosto lunga. In questa fase bisogna fare squadra tutti, bisogna che lo facciano le istituzioni, con una serie di scelte che dovranno essere prese, ma non solo dal punto di vista della sospensione o della rivisitazione dei tributi locali, che sarà inevitabile, ma dovremo mettere sul piatto risorse economiche, per quanto ne abbiamo, per poter far ripartire una serie di attività che sono sul territorio. Ma da sole le istituzioni locali non saranno in grado di sopportare questo peso, e quindi aspettiamo con grande apprensione, se volete, anche ciò che verrà deciso a livello nazionale, a livello di governo, perché da una parte ci sarà bisogno di un flusso di liquidità importante che vada a sopperire alle carenze, alle difficoltà che avranno le imprese, che hanno già ora le imprese. Dall'altra parte ci sarà bisogno che lo stesso tipo di trattamento venga fatto nei confronti degli enti locali e dei comuni, perché questi possono essere davvero a servizio di tutti i cittadini e anche dell'economia del proprio territorio. Ecco, questi erano solo alcuni input che volevo darvi stasera, perché credo che su questo dovremo cominciare a ragionare sempre più stringentemente, sempre più unitariamente, se è possibile. Questo è l'appello che io faccio, e sempre più nel merito, piano piano, che la situazione, appunto, e l'emergenza sanitaria si va sempre più stabilizzando. Abbandoneremo sempre più un po' di attenzione e di concentrazione sull'emergenza sanitaria, e la dovremo innalzare sempre più su quest'altri temi. Mi dispiace, sono stato lunghissimo, ma stasera avevo bisogno di esternare anche questo tipo di input, sul quale, appunto, lanciare un dibattito complessivo. Ci sarà nelle prossime volte che ci vedremo, vorrei affrontare anche altre questioni legate al nostro sistema sanitario, alle necessità del nostro ospedale, al futuro che si deve costruire per il nostro del sistema sanitario sull'isola d'Elba. Però adesso basta davvero, se no vi annoio troppo. Buona Pasqua, tanti auguri, stiamo a casa anche con il sole. Facciamoci magari in famiglia qualche buon pranzo in questi due giorni, ma stiamo a casa, prendiamo il sole sul balcone se c'è, non usciamo, perché se proviamo ad avere ancora un po' di pazienza, poi probabilmente potremmo essere più contenti, più felici di poter riprendere una vita normale. Ciao.